ringrazio di nuovo per l'ennesima volta, il secondo anno consecutivo che facciamo un'iniziativa, questa è un'iniziativa che, come abbiamo detto l'anno scorso, noi facciamo da diversi anni con gli anziani, ma sono due anni che abbiamo l'onore di avere con noi anche il capitano della compagnia di Palestrina, che naturalmente ci fa molto piacere, quindi do di nuovo il benvenuto a Genazzano. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere alla parte illustrativa vocale che faremo questa sera anche una pubblicazione che abbiamo fatto insieme tra Comune e Arma dei Carabinieri, che alla fine della serata vi sarà distribuita, di modo che voi potrete anche a casa avere poi il tempo di leggere alcune situazioni, alcuni consigli e alcuni accorgimenti che possono essere utilizzati. All'ultima pagina di questa pubblicazione troverete anche dei numeri utili di emergenza che magari potete appuntare sui vostri telefoni, in modo che l'avrete sempre portata di mano. Io vi ringrazio ancora una volta per la bellissima presenza e naturalmente ringrazio il presidente del Centro Anziani, Gigi Moretti, che sta qui sul tavolo con noi. Io credo che anche l'incontro di questa sera sia un atto di promozione sociale importante, perché poi la promozione sociale passa anche attraverso la possibilità, come dire, di informare le fasce di cittadinanza, anche quelle presunte più deboli, poi bisogna verificare se lo sono, insomma, perché diciamo, per fortuna la rappresentanza del nostro centro anziani è una rappresentanza ancora molto attiva e partecipativa, insomma. Quindi mi sembra un momento utile di incontro. Proprio in tema di truffe agli anziani, c'è stata un'anziana signora che ha subito un furto di circa 20.000 euro perché un vicino di casa, con artifici, con raggiri, andava a prendere il bancomat e poi gli ho rimesso a posto. E prendeva il bancomat, andava a fare il prelievo alle poste. E quando ne usciva, perché mi sa che scavalcava dal balcone o comunque aveva le chiavi. Poi, prima che ritornasse, glielo metteva a posto. La signora, vicino al bancomat, metteva pure il codice, quindi quello andava e prendeva, metteva a posto. A un certo punto il direttore delle poste si è reso conto che mancavano ben 20.000 euro e siamo riusciti a bloccarlo, perché c'erano altri soldi, che la signora aveva. Quindi il danno gliel'ha fatto, per carità. Adesso verrà risarcita con i tempi della giustizia, che anche se noi abbiamo tanta... abbiamo tanta sfiducia nella giustizia, però è lenta ma arriva, perché noi vediamo anche i provvedimenti che arrivano per fatti successi 3 anni prima, poi arrivano i provvedimenti, gli arresti e così via. La giustizia è lenta però arriva. Quindi stanno lavorando bene i miei carabinieri, posso dirlo, però noi dobbiamo sempre migliorarci e voi dovete aiutarci, perché le segnalazioni vostre, la vostra cooperazione sono importanti, perché noi siamo tantissimi, quindi non possiamo mettere la pattuglia ogni ora del giorno e ogni angolo della strada a pattugliare, a perlustrare, a vigilare, quindi siete fondamentali voi, ci dovete aiutare. Cominciamo con falso amico del figlio. Buongiorno. Come sta? Buongiorno. Chi è adesso? Sono io. Chi è? Io sono il compagno di casa di suo figlio. Chi è Marco? Marco. Sì, non c'è in questo momento. Ci sarà fra un paio d'ore, un'ora di pranzo probabilmente. Io la faccio rappresentare. E ora, sempre con lo stesso attore vittima, simuliamo un'altra truffa molto diffusa, quella del telefonino tarocco. La prima era la truffa della falsa vendita, diciamo. Avete visto che nel primo caso si è avvicinato il signor, il ragazzo che ha investito, ha detto di essere un amico del figlio. Tuo figlio mi ha ordinato questo giubbotto, un vero affare, però io adesso devo andare via. Se vuoi te lo posso lasciare adesso, 100 euro. Il padre, siccome è salto il figlio, compra cose online, di solito fa questi acquisti, si è lasciato ingannare e ha lasciato i soldi a quello che poi aveva il favore. Vi faccio anche un'altra parentesi, che nel determinante poi vi lasceremo, che grazie al Comune siamo riusciti a stampare, perché altrimenti da soli non ce l'avremmo fatta a stampare delle belle copie a colori. È simpatico perché ci sono prima tutta una serie di storielle di fatti realmente accaduti, alcune in cui gli anziani sono stati svegli e in grado di
di evitare le truffe oppure di prendere elementi utili per poi denunciare, quindi evitare i carabinieri delle indagini. Purtroppo episodi in cui non si è riuscito a fare nulla, però vengono riportati proprio perché siamo di esempio nei confronti degli altri. E poi da tutta una serie di consigli su cosa fare per evitarli, che poi vediamo magari anche nella presentazione. Buongiorno signora. Allora, poi l'altra molto frequente sono i falsi operari. Formalizzare subito la denuncia, c'è sempre un militare di servizio